Ciao ragazze e ragazze, applico con voi questo ombretto della Wycon liquido e uso un po' di questo e Astra, vediamo un po' cosa viene fuori. Inizio con applicare un po' di questo qui al fondo esterno dell'occhio e sfumo subito perché questi prodotti vanno sfumati immediatamente con un pennellino perché una volta asciutti non si spostano più. Sfumo applicare anche il prodotto dal un po' di prodotto, scusate, si può mettere un po' di prodotto direttamente, si prende così e si va ad applicarlo in questo modo. Vedete? Che volendo è anche meglio. Ecco fatto. Guardate che brillantezza. Pazzesca, oserei dire. Proprio pazzesca. Poi vado a prendere un come si dice, un po' di ombretto in polvere di Dior che ormai ho e prendo questo e vado a tamponare un po' qua sopra. E prendo anche quello in mezzo che è più scuro e lo porto qua al lato, portandolo un pochino in su. In questo modo. Vedete? Prendo un color più nocciola dalla palette di Astra, che ha il suo specchio, quindi prendo questo qua. Aspettate. Sì, un po' di questo e un po' di questo. Lo applico qui. Di questo, un po' di questo. Nell'interno dell'occhio vado ad applicare, aspettate che chiudo l'altro, sono si secca e vado ad applicare un po' di questo che io amo alla follia. Questo qui è ultra scrivente, ultra luminoso. A me piace proprio tanto. E lo uso anche come punto luce. Ora, con un pennellino così, prendo questo, lo porto e anche un po' di questo come avevo fatto. Parto qua.
un po' di uno e un po' dell'altro, porto qua. Poi prendo un po' di questo, un po' più rossastro, e lo metto qua. Prendiamo la matita nera solita, la trovo, sì, e vado ad applicare, prendo questo specchietto perché è un po' più piccolo, più facile da tenere in mano così. Volta il mio occhio. Opla, prima che faccio cadere la palette, porto la matita nell'interno dell'occhio. Poi il mascara, oggi ho preso questo di Kiko, che è molto buono anche lui. Così cerco di finirlo. Per poi utilizzare l'altro di Diego nella palma. Comunque questo mascara è fantastico, poi anche perché non porta allergie, cosa per me molto importante. Come penso anche per alcune di voi, purtroppo, spero di no. Oggi è da ieri che quest'occhio qua è un po' critico e un po' rosso. Poi vado di collirio alla camomilla, difatti. Capita. Da quando ho avuto anni fa, ma una brutta congiuntivite, ho gli occhi un po' più sensibili. Quindi questo mascara è perfetto sotto quel punto di vista, non me lo irrita. Ecco. Voglio mostrarvi, io ho terminato il make-up. Questo è il rossetto che indosso, che è un bel po' vecchio di NYX. Però lo adoro perché non va via subito, è persistente e si chiama non lo so, lo farò sapere chi vuole saperlo.
Poi volevo mostrarvi, se facciamo anche questo, volevo mostrarvi due cose. Ho preso dal sito di MAC questa bustina, bellissima, secondo me sono della collezione natalizia. È bellissima, intanto vi mostro il contenuto. E sono questi tre prodotti, rossetto, gloss e matita labbra. Il rossetto è molto bello, molto carino, e il profumo che hanno è paradisiaco. Il suo gloss, volendo, applico un pochino lì e mi mostra com'è, vedete, molto carino. E la sua matita, dov'è? Se no, dice, dov'è il rossetto, la matita c'è. E la matita in questione è questa, molto bella questa combo. La matita si chiama Bricola. Ecco, la particolarità di questa pochette è che ha un'apertura di qua, ha una doppia apertura qua e qua. Morbidissima e carinissima. Niente, volevo farvi vedere questo ultimo acquisto. Questa sera dovrebbe portarmi mia figlia delle altre novità e vediamo insieme un altro giorno. Vi mando un bacione. Ciao!